Amici sportivi all'ascolto, immagini dal campo sportivo Posto di Prato La Serra, quinta giornata del campionato nazionale Under 15 di Serie A e B. Si affrontano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti della Ternana. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo dalla squadra padrona di casa, la formazione irpina che quest'oggi è incompleta, tenuta bianca che schiera Martire tra i pali numero 1, numero 2 Serpico, numero 3 Stabile, numero 4 Virgilio, numero 5 Petrone, numero 6 Benedetto Mozzillo, numero 7 Gambino, numero 8 Pietro Luongo, numero 9 Antonio Mozzillo, numero 10 Conte, numero 11 Potenza. A disposizione siedono Esposito, portiere di riserva numero 12, Lecce 13, Arena 14, Andreozzi 15, Palomba 16, Leone 17, Marchese 18, Feola 19, Viscovo 20. Allenatore signor Pasquale Giuliano. Gli Umbri della Ternana rispondono con Tamburelli tra i pali numero 1, numero 2 Ferroni, 3 Fratoni, 4 Malerba, 5 Libera, 6 Achici, 7 Onesti, 8 Gaggiotti, 9 Paolocci, 10 Nunzi, 11 Fernandez. In panchina siedono Mantovani numero 12, Chiocci 13, Vellucci 14, Sarro 15, Latini 16, Rossi 17, Scimi 18, Raponi 19, 20 Testa. Il tecnico è il signor Daniele Passerini, dirige il match quest'oggi il signor Francesco Esposito, appartenente alla sezione di Torre Annunziata. La peculiarità del torneo Under 15 è che la frazione di gioco non dura i canonici 45 minuti, bensì 35 minuti. Ed l'arbitro non è coadiuvato da nessun assistente. Nel corso di questo primo tempo l'Avellino, padrone di casa, attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, percorso inverso per la Ternana che batterà anche il calcio d'inizio. Una discreta presenza di pubblico qui sui gradoni dello stadio Posto di Prato La Serra, che è teatro un po' delle sfide casalinghe, delle giovanili dell'Avellino Calcio a partire dalla primavera, Under 17, Under 16, Under 15 e via via le altre categorie. È tutto pronto per l'inizio del match. Pronti anche i volontari che siedono tra le due panchine e che in occasione di ogni partita di calcio giovanile prestano il loro servizio. Ultime raccomandazioni del direttore di gara, ultime formalità di rito. È pronto per dare il via alle ostilità. Sarà dunque la Ternana a battere il piazzato. Si parte con Paolocci. C'è l'immediato rilancio nero-verde, la chiusura di testa di Stabile, lotta ancora Stabile, il tocco di Pietro Luongo a consegnare però la sfera nelle mani della Ternana, che può battere la rimessa laterale in zona d'attacco. Si lotta in area bianco-verde, c'è un'ostruzione, fallo in zona d'attacco, calcio di punizione per l'Avellino. Pronto alla battuta Martire, portiere dell'Avellino, che invita i suoi compagni a salire. Il rilancio dell'estremo difensore biancoverde. Coloro che sono in campo, gli under 15 di Serie A e Serie B, sono tutti nati nell'anno 2002. Il rilancio di Stabile, la palla per Potenza, appoggio all'indietro per il numero 6 Benedetto Mozzillo, rilancio di Benedetto Mozzillo per, ci dicono, sia il gemello, il numero 9 Antonio Mozzillo, dunque gemelli in campo quest'oggi tra le fila della formazione irpina. Ti parte la Ternana con Fratoni, l'ultimo tocco è del numero 3 rosso-verde, rimessa laterale per i lupi di Irpinia, il palleggio di Mozzillo, poi lotta Serpico. Riparte la Ternana, buona verticalizzazione degli Umbri, si lotta, viene contratto Paolocci, alla fine il direttore di gara assegna un calcio di punizione alle fere, così come vengono denominati gli appartenenti alla squadra della Ternana Calcio. Punizione per gli ospiti. È
ecco il fischio del direttore di gara, che ricordiamo il signor Francesco Esposito di Torre Annunziata. C'è un rimbalzo in aria, la Ternana prova a rendersi pericolosa ma è attenta, la retroguardia è biancoverde, rilancio serpico corto all'indirizzo di un compagno, prova a venire via il numero 10 Conte, buono il palleggio, la palla per Conte, chiedo scusa, riceve ora palla Conte, il capitano biancoverde che prova a sfuggire a Ferroni, entra in aria Conte, l'ultimo tocco di Ferrone, gli applausi del pubblico di casa all'indirizzo del capitano Irpino, tiro dalla bandierina per la formazione di casa, è il primo di questo match in assoluto, si riporta in attacco la squadra di Pasquale Giuliano, il traversone è troppo lungo, palla irraggiungibile per Benedetto Mozzillo, se non andiamo errati, rimessa laterale per la Ternana che può reimpostare, palla all'altezza del cerchio di centrocampo, c'è Pietro Lungo, ancora Avellino, non riesce il controllo della sfera alla formazione padrona di casa, ha errato nel palleggio Gambino, ancora Ternana, si cambia, si prova perlomeno a cambiare gioco, Conte ruba palla, appoggio per Pietro Lungo che finisce per allungarsi il pallone, recupera Ferroni, ma c'è ancora Conte in possesso palla, sfera all'indietro per Petrone, Benedetto Mozzillo, circolazione di palla per l'Avellino, Virgilio, potenza, ancora Avellino, palla sulla sinistra per Conte che ha un controllo maldestro di testa, ora stabile, la palombella a beneficio di Conte, non si lascia superare però Ferroni, alla fine viene assegnata una rimessa con le mani all'Avellino, palla in aria, ancora Conte, la conclusione di destro svirgolata, per poco non offre un assist a Gambino che però viene anticipato dagli avversari, ancora Avellino, palla ancora in faro laterale, siamo al quarto del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Ternana, match valido per la quinta giornata del campionato nazionale Under 15 Serie A e B, lotta Pietro Lungo nel cerchio di centrocampo, stabile, palla all'indietro per Petrone, Benedetto Mozzillo, l'appoggio avvicinato per Virgilio, va giù Virgilio, calcio di punizione per l'Avellino, fallo sul numero 4 biancoverde, è pronto Petrone, Pietro Lungo, viene via al numero 8 Gaggiotti, poi il suo lancio si perde tra le maglie rosso-verdi, il rilancio di Tamburelli, Onesti, palla in faro laterale, colto il leggero controtempo Ferroni, rimessa con le mani per l'Avellino, stabile, palla allontanata, poi c'è Virgilio, rincorre la sfera il numero 7 Gambino, inutilmente però, palla irraggiungibile per il numero 7 dell'Avellino, rimessa con le mani per la Ternana, ecco Fernandez, reimposta il team umbro, altro lancio errato, Pietro Lungo, la serie di palleggi, Gaggiotti, Paolocci, Farrone non riesce ad arrivare sul pallone, la rimessa è biancoverde, ecco stabile per Conte, il sombrero di Conte, toccato duro dal numero 4 Malerba, duello tra i capitani, altro calcio di punizione per la squadra irpina che quest'oggi è in completa tenuta bianca, stabile Pietro Lungo, stabile, ecco Petrone, alleggerisce per Benedetto Mozzillo, rilancio in avanti di Benedetto Mozzillo per il fratello Antonio, fratello gemello
Conte, anticipato però da Ferroni. Adesso Onesti per la Ternana. Ancora Onesti, porta palla e Caparbio va giù. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Antonio Mozzillo, Gambino, palla in aria, Conte di testa, palla ancora in aria, la respinta di Tamburelli sulla conclusione di Potenza. Occasione gol per l'Avellino, Conte, azione convulsa in area di rigore Ternana, ancora Conte, Virgilio, prima emozione del match, sulla conclusione ravvicinata di Potenza, la respinta di Tamburelli che ha salvato la propria porta quando siamo giunti al settimo del primo tempo. Il match sembra crescere di tono, ancora Conte, il più talentuoso dei suoi, il cross in aria, la palla dall'altra parte per Gambino che prova la conclusione al volo, non ha trovato il pallone, il numero 7 biancoverde, non è riuscito nel collo pieno di destro che avrebbe potuto creare guai sei a Tamburelli, che qualche minuto fa si è ben disimpegnato sulla conclusione ravvicinata di Potenza. Ora Petrone, ci riprova l'Avellino. Virgilio. Petrone. Pietroluongo. Benedetto Mozzillo. Il lancio ancora di Benedetto Mozzillo, sempre all'indirizzo del fratello gemello, stavolta viene anticipato nettamente l'attaccante Irpino. Ora Gambino prova a venire via gli avversari, il pallone filtra ottimamente per Virgilio, ecco Conte, quando si accende lui si accende la squadra. Pietroluongo, conclusione contratta, occhio a Gambino, si rifugia in fallo laterale, Fratoni in difficoltà, la Ternana che stenta a ripartire. Siamo nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, viene assegnata, rimessa dal fondo agli Umbri che così possono respirare. Nono del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Ternana. Un'occasione per la squadra di casa al settimo con Potenza che da conclusione ravvicinata si è lasciato ribattere il tiro da Tamburelli che ha mostrato nell'occasione buoni riflessi. Ora vediamo la replica della Ternana. Raccoglie il pallone Gambino, può ragionare, rientra Gambino, si accentra il numero 7, poi Mozzillo viene anticipato dall'intervento di Fratoni, rimessa laterale per l'Avellino, si rimane nella metà campo Umbra. Antonio Mozzillo, alla fine la sfera è preda di Tamburelli che comodamente può controllare di piede. Il rilancio dell'estremo difensore Ternano, il tocco di testa di Serpico, palla in fallo laterale, guadagna metri la formazione allenata da Daniele Passerini. Incombenza della battuta a Fratoni, l'appoggio di Paolocci al compagno. Alla fine riesce a venire fuori l'Avellino, ma solo per un attimo, però, perché la Ternana può alimentare nuovamente la propria azione. Onesti, Gaggiotti ha tentato di creare un corridoio per l'inserimento di Ferroni, attenti gli avellinesi. Rimessa laterale Campana, hai toccato con il petto, dice il direttore di gara al calciatore rosso-verde. L'anticipo di testa di Malerba sull'avversario, altra rimessa con le mani per l'Avellino che può guadagnare qualche metro, stabile alla battuta, ancora stabile, retropassaggio per Petrone, Martire sul pallone, errore di Martire, prova ad approfittarne il numero 10 Nunzi che non è riuscito nel tentativo di pallonetto a scavalcare il portiere, disattenzione difensiva biancoverde. Nunzi non è riuscito a superare Martire, leggermente fuori dai pali. Non c'è stata intesa tra il portiere e Benedetto Mozzillo, una disattenzione
che stava per essere pagata a caro prezzo. Ora l'Avellino con Conte, palleggio di Conte, Pietrolungo supera l'avversario, entra nell'area piccola e c'è la rete dell'Avellino con Pietrolungo. Probabilmente c'è stata la deviazione sfortunata di Akichi. Vantaggio dell'Avellino al 12esimo, azione personale di Pietrolungo, azione premiata dal gol del numero 8 biancoverde, dunque Avellino in vantaggio. Tamburelli è stato sfortunato in questa circostanza, il portiere aveva respinto il tiro del numero 8 biancoverde, la palla è carambolata sul corpo di Akichi e la sfera poi è terminata in fondo al sacco per il vantaggio dell'Avellino all'11esimo del primo tempo. Rimessa laterale per la formazione campana che dunque conduce per una rete a zero. Gran parte del merito del gol va attribuito a Pietrolungo, ma c'è stata comunque la sfortunata deviazione nella propria porta di Akichi, che si è ritrovato il pallone sullo stinco dopo la respinta di Tamburelli. Rimessa dal fondo per la squadra di casa che ora ha tutto l'interesse a far trascorrere minuti preziosi. 13esimo del primo tempo, Avellino 1, Ternana 0. Il rilancio di Stabile. Akichi, palla indietro per Tamburelli, un po' indeciso sul da farsi. Rinuncia al pressing l'Avellino, il rilancio del portiere della Ternana. La sfera termina dalle parti di Martire. Appoggio corto per il numero 5 Petrone. Ancora Petrone. Si disimpegna bene l'Avellino. Viene fermato il gioco. È stato segnalato il fallo di Antonio Mozzillo ai danni dell'avversario, ha commesso una scorrettezza nel tentare di venire via al controllo del suo marcatore, il numero 9, e per questo il direttore di gara ha ravvisato gli estremi del calcio di punizione da segnare alla Ternana. Ecco Virgilio, ancora Virgilio nella portapalla, appoggio per Gambino, sfera all'indietro per Serpico, Virgilio, ancora Gambino a lungo per Potenza, ma c'è Fratoni che fa buona guardia, palla ricacciata in avanti, anticipato il numero 9 ternano Paolocci da Benedetto Mozzillo. C'è comunque calcio di punizione per la squadra biancoverde. Quando siamo giunti al quarto d'ora del primo tempo, Avellino in vantaggio per una rete a zero. L'autorete di Akichi sta regalando tre punti importanti alla formazione di Pasquale Giuliano. Ancora Petrone, gigioneggia Potenza, poi prova il dai e vai con il compagno, tentativo fallito. Velocizza l'azione Tamburelli, la spizzata di Paolocci libera la prima metà campo Serpico, rimessa con le mani in favore della Ternana che è sotto di un gol. Ecco Paolocci che va incontro al pallone, perde palla l'attaccante di Passerini. Benedetto Mozzillo mi invia con autorità, prova a ripartire la Ternana. Appoggio per Onesti, portapalla Onesti, cede ad un compagno, trattasi nella circostanza di Gaggiotti, ancora Gaggiotti, va giù Gaggiotti, non c'è fallo, riparte Pietrolungo, ora Conte, il talento di Conte,
appoggio per Potenza che controlla di destro, la sfera non filtra, se la cava la retroguardia ternana. Il lancio di Tamburelli, occorreva maggiore concretezza in questa azione. Svenita una buona opportunità. Fatto sta che c'è sempre rimessa con le mani per la formazione di casa. Virgilio, Pietro Luongo, da una sua discesa è scaturita l'autorete che sta regalando il vantaggio all'Avellino. Riparte la Ternana, la posizione di Nunzi è regolare, entra in area Nunzi, affrontato, lo attende al varco Benedetto Gazzillo, ancora Nunzi, attende rinforzi, mantiene palla, ancora il numero 10 Umbro, ha ceduto palla, ecco Malerba, il capitano ternano, passaggio errato, Ferroni era troppo avanti rispetto alla traiettoria del pallone, rimessa laterale per l'Avellino, con calma la squadra di Pasquale Giuliano che ha tutto l'interesse ad abbassare i ritmi. Virgilio, Potenza, ecco Petrone, accenno di pressing portato da Paolocci, Benedetto Mozzillo può ragionare, ecco Virgilio, il lancio di destro di Virgilio, lo scatto di Gambino, ha letto bene la traiettoria del pallone, il numero 5 libera, che libera proprio la sua metà campo, scusate il gioco di parole, il pressing avellinese è efficace, però Conte quando si illumina lui, sono dolori, la conclusione di destro e palla non lontanissimo dal palo sinistro della porta difesa da Tamburelli, insidiosa conclusione dai 30 metri circa di Capitan Conte, immobile Tamburelli, brivido sulla schiena per il portiere ternano, Onesti prova a seminare stabile, ci riesce, il cross di Onesti, Potenza ad allontanare il pallone, la fine di corpo di Gambino, la rimessa però è ternana, c'era stata una chiusura provvidenziale sul numero 10 Nunzi in area di rigore. Ecco l'Avellino che imposta, riprende posizione la ternana, lancio errato di Petrone, rimessa laterale per la squadra ospite, di testa Pietro Luongo, qualche nea annebbiata per Pietro Luongo, la sventagliata di Malerba, ha chiuso bene la difesa biancoverde, ha provato ad inserirsi Nunzi sulla verticalizzazione del capitano ternano che torna in possesso palla, ancora la ternana, lancio per Ferroni, ha calibrato male il pallone Achici, protagonista suo malgrado in negativo in occasione della rete biancoverde, il pallone gli è carambolato sul corpo ed è finito sul sacco, nel sacco, il pressing ternano, che errori in difesa, poi martire, mette d'accordo tutti, qualche leggerezza in fase di impostazione, l'Avellino aveva già rischiato poco prima di trovare la rete del vantaggio. Nunzi non è riuscito a calibrare il pallonetto che avrebbe superato Martire. Qualche minuto più tardi l'Avellino ha trovato la rete del vantaggio. Riparte Gambino. Gaggiotti. Benedetto Mozzillo ad anticipare Paolocci. Messa laterale per la ternana. Palleggio di Paolocci, allontana Serpico, Malerba, Achici, Ferroni,
Pietro Luongo. Stabile. Di testa Ferroni, ancora stabile, ancora Ferroni. Si lotta in un fazzoletto di campo. Conte. Gambino. Viene fermato Gambino. Intervento pulito di Fratoni. Gambino. Rigore Ternano stavolta, ancora Gambino. Palla troppo alta per Antonio Mozzillo. Occhio a Pietro Luongo. La conclusione di destro. Facile per Tamburelli che s'adagia e blocca. Appoggio corto per Ferroni. 22esimo. Poco più di 10 minuti al termine della prima frazione di gioco che vede l'Avellino in vantaggio per una rete a zero sulla Ternana. Quinta giornata del campionato nazionale Under 15, riservato alle società le cui prime squadre sono appartenenti ai campionati di Serie A e di Serie B. Rimessa con le mani per l'Avellino, ha sbagliato il passaggio Virgilio, sbaglia anche la Ternana. Avellino nuovamente in possesso palla. Antonio Mozzillo, ecco Conte, il piatto destro di Conte, palla indirizzata sul primo palo, sfera sul fondo, conclusione fiacca del capitano Irpino. È pronto Tamburelli al rilancio, siamo al 23esimo. Gaggiotti, ecco Ferroni, ci si muove sull'asse Ferroni Onesti, ma riparte nuovamente l'Avellino, ancora con Conte, Antonio Mozzillo, all'indietro per Pietro Luongo, alza la testa Pietro Luongo, Potenza, il destro di Potenza che per poco non innesca Antonio Mozzillo. Tamburelli di un soffio ha anticipato l'avversario. Una svirgolata che stava per rivelarsi un assist prezioso per il compagno d'attacco. Ora Virgilio. Anticipato Gambino. Fratoni. Cambio gioco. Ancora Ferroni ora, avanza Ferroni, duello in velocità con Pietro Luongo, c'è corner per la Ternana, primo corner anche per gli Umbri di mister Passerini. 25esimo, 10 minuti all'intervallo, 1-0 Avellino. Ecco il piazzato, palla in aria, prova a svettare libera, ma la sfera è irraggiungibile per il difensore rosso-verde. La palla che si spegne sull'altro versante in faro laterale. Ecco Potenza, Serpico, Virgilio, ancora Serpico, Gambino, la palla è uscita. Rimessa per la Ternana. Palleggio tentato da Gambino. Più volte i calciatori in campo sono traditi dalla frenesia. Però c'è la grossa attenuante dell'età. Tanti ragazzi, tanti talenti smaniosi di mettersi in mostra, a volte anche traditi dalla voglia di strafare. Il fallo di un calciatore ternano, calcio di punizione per l'Avellino all'altezza della tre quarti. Ha subito fallo Antonio Mozzillo, calcio di punizione per gli Irpini. Si avvicina al punto di battuta il signor Francesco Esposito, appartenente alla sezione di Torre Annunziata, designato a dirigere questa partita. Conta i passi il direttore di gara.
Si attende il fischio dell'arbitro. Tutti in riga al limite dell'area. Dovrebbe battere Gambino il calcio di punizione. Parte il numero 7 bianco-verde. L'uscita di pugni di Tamburelli che si lascia sfuggire il pallone. Resta a terra un calciatore bianco-verde, trattasi di Antonio Mozzillo. È stato comunque fischiato fallo in attacco. Tamburelli in realtà aveva tentato la presa della sfera, si è lasciato sfuggire il pallone di mano, probabilmente perché aveva subito fallo proprio da Antonio Mozzillo, che nello scontro è quello che ha avuto la peggio. Non sembra nulla di grave però per l'attaccante bianco-verde. Avellino che nel prossimo turno di campionato farà visita a Latina e così rialza Antonio Mozzillo, nulla di grave per l'attaccante di Pasquale Iuliano che sembra in grado di riprendere regolarmente a giocare. Avellino momentaneamente in 10, si attende che il direttore di gara autorizzi Mozzillo a rientrare in campo. C'è calcio di punizione non rimessa dal fondo. Si riparte proprio da Tamburelli. Il rimpallo favorisce l'arrivo sulla sfera di Ferroni. La finta di corpo di Onesti. La rimessa laterale viene assegnata all'Avellino. Con le mani è pronto stabile. Intervento di testa di Ferroni. Altra rimessa con le mani per la squadra bianco-verde. Palleggio di Conte, sicuramente il calciatore con maggior tecnica, con maggior talento dei suoi. Va giù il capitano bianco-verde, si rialza prontamente, non c'è fallo per l'arbitro, quello ha concesso il vantaggio. Potenza. La chiusura, ottima la lettura della traiettoria da parte di Petrone. Il lancio di Pietro Luongo, c'è Fratoni sulla sfera, disturbato da Gambino. Ancora Avellino. Anticipato Conte con un intervento ai limiti della regolarità. Conte ruba palla. Ancora il capitano bianco-verde, mobilissimo. Ancora giù il numero 10 dell'Avellino. Alla fine il direttore di gara decide di interrompere il gioco. L'impressione è che l'arbitro ha in un primo momento concesso il vantaggio, almeno questa è la nostra interpretazione. Poi il vantaggio non si è concretizzato, vediamo. Ed ha interrotto il gioco, però viene adottata la soluzione del pallone vacante. La sfera viene restituita dall'Avellino alla Ternana. Rimessa dal fondo per il team Umbro, 31esimo. Ci avviamo alla conclusione della prima frazione di gioco. Avellino conduce sempre per 1-0 sulla Ternana. Gambino rincorre il pallone, riesce ad evitare il fallo laterale? Sì, Gambino prova ad incunearsi, porta palla il numero 7 che lotta con Fernandez, va giù Gambino, lascia correre anche in questa circostanza l'arbitro, torna in possesso palla l'Avellino, ecco Martire che deve guardarsi dalla minaccia portata da Paolocci. Alla fine il portiere preferisce evitare i rischi maggiori e spedisce il pallone in fallo laterale. Gioco ancora interrotto.
Area di rigore liberata, ha provato la conclusione volante Nunzi. La palla si spegne sul fondo, un colpo di testa privo di pretese, quello di Gaggiotti. Con calma Martire è pronto ad andare al rilancio. Anticipato Conte dal numero 8 Gaggiotti. Rimessa con le mani per l'Avellino. Ecco Stabile, casacca numero 3. Antonio Mozzillo perde palla. Ora Onesti. Passaggio rischioso all'indirizzo del suo capitano Malerba. Ora Chici. Ferroni. Ruba palla Virgilio, il quale non riesce nel passaggio a Capitan Conte. Rimessa dal fondo. La fase di stanca del match. Ci si avvia in assenza di grosse emozioni all'intervallo. Palla messa in fallo laterale da Benedetto Mozzillo, il quale non è andato troppo per il sottile. Fallo su Paolocci. Opportunità per gli Umbri in chiusura di frazione. A prendere posizione l'attaccante Ternano. Sarà Nunzi a battere il calcio di punizione. Sistema il muro difensivo Martire. Due gli uomini in barriera. È pronto Nunzi alla battuta, 34esimo del primo tempo. Ecco la battuta del numero 10 Ternano. La palla che attraversa tutta l'area di rigore. È buona la sfera perché ha toccato la bandierina. Aveva tentato l'elevazione Paolocci. Palla irraggiungibile per l'attaccante nero verde. Ben appostato nell'area piccola. Traversone troppo alto. Ora Gambino. Invitato a rialzarsi il numero 7 che ora rischia il giallo. No, c'è l'ammonizione per il numero 7 Biancovede. Il direttore di gara non ha tollerato il gesto di stizza del calciatore irpino. Dunque Gambino è il primo a terminare nella lista dei cattivi. Un giallo per l'Avellino. Gara correttissima, ed è giusto sottolineare come nelle gare che noi abbiamo seguito con le telecamere di Avellino TV, per ciò che riguarda il calcio giovanile, si sia sempre assistito a gare correttissime dal punto di vista disciplinare. Si va dunque all'intervallo con l'Avellino in vantaggio per una rete a zero. L'autorete del Ternano Achici al settimo del primo tempo sta decidendo il match. A risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi alla visione, ancora immagini dallo stadio di Prato La Serra. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Under 15 Avellino-Ternana, valevole per la quinta giornata del campionato nazionale Under 15 riservato alle società di Serie A e Serie B.
È tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, la prima frazione di gioco è terminata con l'Avellino in vantaggio per una rete a zero. Grazie all'autorete di Akichi al minuto numero 7, appunto della prima frazione di gioco. È tutto pronto dunque per l'inizio della ripresa, non dovrebbero esserci stati avvicendamenti tra le squadre durante l'intervallo, dunque sul sintetico dell'impianto del comune alle porte di Avellino i 22 di partenza. Avellino che nel corso di questa ripresa attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, percorso inverso per la Ternana. Avellino che quest'oggi non indossa la consueta casacca verde ma in completa tenuta bianca, colori sociali classici invece per la Ternana. Passiamo alla rilettura delle distinte, partiamo con l'Avellino che tra i pali schiera il numero 1 Martire, numero 2 Serpico, 3 Stabile, 4 Virgilio, 5 Petrone, 6 Benedetto Mozzillo, 7 Gambino, 8 Pietrolongo, 9 Antonio Mozzillo, 10 Conte, 11 Potenza. A disposizione Esposito, Lecce, Arena, Andreozzi, Palomba, Leone, Marchese, Feola e Viscovo. Allenatore signor Pasquale Giuliano. La Ternana risponde con Tamburelli numero 1, numero 2 Ferroni, 3 Fratoni, 4 Malerba, 5 Libera, 6 Achici, 7 Onesti, 8 Gaggiotti, 9 Paolocci, 10 Nunzi, 11 Fernandez. A disposizione Mantovani, Chiocci, Vellucci, Sargo, Latini, Rossi, Scimmi, Raponi e Testa. Allenatore signor Daniele Passerini. Dirige il match il signor Francesco Esposito di Torre Annunziata. Le frazioni durano 35 minuti. Il direttore di gara non è coadiuvato da assistenti. Si riparte allora dall'1-0 per l'Avellino, parziale con cui si è chiusa la prima frazione. Un solo ammonito nel corso di questa gara, il numero 7 avellinese Gambino, per proteste reiterate eccessive all'indirizzo del direttore di gara. Ancora Avellino a caccia del gol del 2-0, a caccia del gol sicurezza. Il rilancio di Tamburelli, bravo nei primi minuti di gioco a respingere la pericolosissima conclusione di Potenza, sfortunato nella circostanza del gol avellinese. La sua respinta sullo slalom vincente di Pietrolungo ha provocato l'autorete del compagno Akichi. E la Ternana è sotto di un gol. L'Avellino però merita il vantaggio, ha sicuramente creato di più, ha assunto maggiormente l'iniziativa, anche se tutto sommato è un match che viaggia sui cosiddetti binari dell'equilibrio. Si è alzato il vento qui a Prato la Serra, anche se la giornata è soleggiata. Ecco Gambino, opportunità per l'Avellino, Gambino perde l'attimo, conserva comunque palla, consente però agli avversari di posizionarsi in area. L'uscita di Tamburelli quasi rischiosa all'indirizzo dell'avversario, lo stremo difensore Ternano nella foga ha rischiato di travolgere l'avversario e quindi di commettere fallo con la conseguente assegnazione del calcio di rigore. Ecco Malerba, Potenza a rubar palla, ancora Potenza, verticalizza il numero 11, Antonio Mozzillo non se la sente di concludere nonostante l'incoraggiamento dei sostenitori in tribuna che l'invitavano a farlo. C'è calcio di punizione per la Ternana,
ci sono problemi per il capitano umbro Malerba, il direttore di gara si sincera delle condizioni del capitano rossoverde. Problemi per Malerba, il direttore di gara chiede con insistenza l'intervento del sanitario. Gioco interrotto, siamo al quarto della ripresa. Potrebbe aver ricevuto un colpo al volto Malerba, l'intenzione è questa. L'impressione è questa. Ternana in 10. Non ce la fa Malerba. Deve uscire il capitano Ternano al suo posto, il numero 15 Sarro. Ah no, non è Malerba ad essere sostituito. Il calciatore sostituito dovrebbe essere il numero 11 Fernandez. Problemi respiratori per il capitano Ternano, almeno da questo ci sembra scorgere dalla distanza. Ternano che resta comunque in 10. Prova il palleggio Sarro. Allontana Virgilio. Pietro Luongo. Rimessa laterale per la squadra umbra. All'indirizzo di Paolo Oggi. Appoggio per Gaggiotti. Trovato il colpo di tacco Onesti. La conclusione del numero 3 Fratoni. Si è disteso martire ed ha respinto il pallone in occasione gol per la Ternana al sesto. Calcio di punizione per l'Avellino. Una buona opportunità per gli umbri. Sulla conclusione di Fratoni si è disteso martire. Il pallone era indirizzato nell'angolo basso alla sua sinistra. Il portiere ha respinto il pallone, poi per fortuna dei biancoverdi. Ecco Conte, non c'è stato nessun Ternano a ribattere la conclusione. È rientrato in campo Malerba, che non sta vivendo un momento fortunato, ancora al tappeto, ancora claudicante il capitano Ternano. Non ci sono cambi per l'Avellino. Lo sappiamo se, ripeto, ci sia stato un altro cambio nell'intervallo, perché vediamo anche Scimmi, numero 18, in campo. Vedremo al posto di chi. Non c'è stata comunicata la sostituzione effettuata durante l'intervallo da Passerini. Ancora Ternana, palla allontanata, Nunzi riesce a tornare in possesso del pallone. Nunzi, Conte, contrasto di Malerba, ancora Malerba, Sarro, Ferroni, allontana Stabile. In faro laterale, rilancio oratoriale, quello di Stabile. Ferroni con le mani, parla all'indirizzo di Paolocci, alle calcagna Stabile, si messa laterale in zona d'attacco per la Ternana. Ottavo della ripresa, 1-0 per l'Avellino. Fallo commesso da Sarro, calcio di punizione per i biancoverdi. Va a raccogliere il pallone martire, protagonista di una bella respinta sul tiro dalla sinistra di Fratoni.
è l'unica emozione che sinora ci ha regalato la ripresa, quando sono già trascorsi 9 minuti dal reinizio delle ostilità. Stabile. Non riesce a ripartire l'Avellino. Tanti fraseggi, tante rimesse con le mani, come in questo caso. Intervento di Petrone, palla tanto per cambiare ancora in faro laterale. È pronto Ferroni, prova a sgusciare Paolocci, riesce nel dribbling attaccando Eternano, poi viene fermato all'intervento di un avversario. Trattasi nella circostanza di Petrone. Palla per Virgilio. Il lancio di Stabile, chiuso in sandwich Antonio Mozzillo. Ma insiste l'Avellino sempre con Conte. Il dribbling di Pietropaolo, il cross in aria. Traversone completamente sballato del numero 8 avellinese. La sua sgroppata nel corso del primo tempo, a minuto numero 7, ha dato il là, ha innescato la miccia all'autorete Ternana, che sta regalando il vantaggio all'Avellino. Rimessa con le mani, operata da Serpico. Prova il colpo di tacco Gambino. Ecco Gambino che vince il rimpallo. Il lancio tentato di destro dal numero 7, che ritorna in possesso palla. Ci prova di sinistro, che probabilmente non è il suo piede. Palla abbondantemente al lato. Le scuse di Gambino all'indirizzo del compagno, ignorato nella circostanza. Il rilancio di Tamburelli, errato ancora Gambino. Retropassaggio di destro Tamburelli, stavolta a spazzalunga. Nasti viene fermato da Serpico. Conte, il palleggio di Conte, porta palla il numero 10 Antonio Mozzillo, palla nera piccola, anticipato di un soffio Gambino, l'ultimo tocco è suo, dice il direttore di gara. Rimessa dal fondo. Ha orchestrato benissimo la manovra l'Avellino in questa circostanza. Altro cambio per la Ternana. Stavolta esce Capitan Malerba. Al suo posto il numero 16 Latini. Dodicesimo del secondo tempo. Cambio anche per l'Avellino, abbandona la contesa Benedetto Mozzillo, quindi un solo Mozzillo in campo ora, tra le fila biancoverdi. Al suo posto il numero 20 Viscovo. È pronto ad entrare in campo Viscovo. Si può riprendere, infila il taccuino in tasca l'arbitro. Tamburelli può rilanciare di testa libera, ma c'è l'Avellino con Conte. Ci prova Conte, palla che sorvola non di molto la traversa. Iniziativa, l'idea del capitano biancoverde, che strappa gli applausi del folto pubblico presente sugli spalti. Ancora Gambino, il dribbling, ci prova di sinistro ancora Gambino, murato. Si sono chiuse le maglie rossoverdi. Virgilio si difende dall'attacco di Gaggiotti. Ancora Conte, ecco il numero estroso numero 10 biancoverdi che va giù.
e guadagna un calcio di punizione. Non è molto d'accordo il numero 8 Gaggiotti. Ha rischiato il giallo pure lui. Ora piazzato per la squadra allenata da Pasquale Giuliano. 14esimo della ripresa. Avellino in vantaggio per 1-0 sulla Ternana. Folto il muro difensivo predisposto da Tamburelli. È uno schema, inserimento in aria di Stabile, palla respinta in foro laterale. Ecco Conte, il cross in area, l'uscita di Tamburelli. Il rilancio del portiere ternano, rincorrono la sfera Petrone e Paolocci. Attenzione alla sortita ternana, ancora Paolocci, ha anticipato il numero 20 Viscovo sull'inserimento di un avversario. Viscovo ha anticipato anche il suo portiere, ternana pericolosa sulla ripartenza. Avellino ha rischiato grosso, rimessa con le mani per la squadra di casa. Virgilio alla manovra, Viscovo provvidenziale nell'azione precedente. Rilancio in grado di potenza, ma c'è Gambino, sbaglia pure lui. Latini, appoggio sulla destra per Ferroni, lancio di Ferroni, non si è lasciato scavalcare, Stabile. Riparte il numero 3 bianco-verde, fallo da Tergo commesso da Sarro. Calcio di punizione per la squadra di casa. Calcio di punizione per l'Avellino. È lo stesso Stabile a battere il piazzato. Il lancio del numero 3 all'indirizzo di Antonio Mozzillo. Il fallo è di Pietro Luongo. Calcio di punizione stavolta in favore degli ospiti. Guadagna metri la squadra ternana. Tamburelli, la battuta del calcio di punizione. Rincorre la sfera Sarro, alza la testa, il cross del ternano, la palla è in aria, l'uscita di Martire, la spinta vistosa ai suoi danni da parte di Paolocci. Resta contuso attaccante delle Fere, ha bisogno di cure. Si porta lentamente fuori dal rettangolo di gioco. Calcio di punizione però ad appannaggio dei locali. Il fallo lo ha commesso attaccante ternano. Netta la spinta ai danni di Martire. Rimessa ternana, Sarro, appoggio per Gaggiotti, allontana Scimmi, lascia scorrere il pallone in faro laterale, Stabile. Con le mani il numero 3 bianco-verde, rilancio lungo, il colpo di nuca da parte di Conte, altra rimessa laterale per i ternani. Sarro, Virgilio, Stabile,
calcio di punizione per la Ternana, commesso fallo Antonio Mozzillo ai danni di Libera, che nel frattempo è diventato capitano dopo l'uscita di Malerba dal campo. Fortunatamente nulla di grave per il numero 9 biancoverde. Anche in questo caso però si è rivelato necessario l'intervento del sanitario. Ora è l'Avellino ad essere momentaneamente in 10, in attesa che Antonio Mozzillo rientri in campo. Gli avellinesi chiedono al direttore di gara che i ternani piazzino la sfera nel punto esatto di battuta. Occhio alla conclusione di Nunzi, palla respinta, di testa Scimmia anticipa tutti, però finisce volontariamente con lanciare l'Avellino. Ecco Conte, viene fermato, torna in possesso palla Conte, i suoi dribbling stanno creando scompiglio tra le fila umbre. Ora prova a ripartire la Ternana, il break avellinese, Pietro Luongo, Virgilio, avanza Virgilio, non trova compagni ad assisterlo, intanto è rimasto al tappeto Pietro Luongo, altra interruzione, invita alla calma il direttore di gara, altro intervento del sanitario biancoverde, intanto c'è un po' di tensione in campo. Qualche scaramuccia tra Antonio Mozzillo ed un paio di avversari. Ancora al tappeto Pietro Luongo, che si rialza proprio in questo momento. Si avvia anche egli verso la propria panchina. Dovrebbe essere in grado di riprendere a giocare. Anche se ora viene ancora assistito dai sanitari biancoverdi. Avellino che rimane in 10, palla correttamente restituita dalla Ternana agli avversari. Ecco Martire che rilancia con il destro, la palla che s'alza a campanile, la sfiorata potenza, Ternana in movimento con Gaggiotti, di testa Petrone, palla in faro laterale. Con le mani Ferroni, Paolocci, fallo di mani dell'attaccante umbro. Esce Gambino per l'Avellino, al suo posto il numero 15 Andreozzi. Esce di scena l'unico ammonito di questa partita. È della contesa dunque il numero 15 Andreozzi. I calciatori in distinta sono tutti nati nel 2002. Talento pericolosissimo di Ferroni, se non andiamo errati, ai danni dell'avversario. Calcio di punizione per l'Avellino. Il direttore di gara non ha ritenuto di ammonire
il calciatore rossoverde, piazzato per la formazione di casa, che ora può sfruttare un'ulteriore opportunità, cercare di pervenire al 2-0 e chiudere di fatto la contesa. Sempre Conte a battere il calcio di punizione, scruta attentamente l'area di rigore il capitano biancoverde. Col fischio dell'arbitro parte Conte, la palla in aria, incorre la sfera al numero 4 Virgilio, viene accercato da ben tre avversari, lotta Virgilio, ma la Ternana risolve una situazione alquanto complicata. Ancora gli Umbri in azione con Frantoni, lo slalom di Frantoni. Polocci, Onesti, Virgilio, avanza Virgilio, cambio di gioco per Conte, prova il destro dalla distanza Conte, palla alta, ha sbagliato nettamente la mira stavolta il capitano biancoverde, è riuscito a rendersi molto più pericoloso in precedenti circostanze. Il fallo di Capitan libera i danni del nuovo entrato Andreozzi. Lancata giudicata fallosa da Francesco Esposito, arbitro designato a dirigere il match. Batte il piazzato Virgilio con la battuta del numero 4 in maglia bianca, la sfera che salza a campanile, Mozzillo viene fermato in posizione irregolare, attenta la difesa ternana in questa circostanza, ha immediatamente segnalato, allora ammoniti, addirittura espulso Paolocci, rosso per l'attaccante ternano, nervosissimo, evidentemente ha rifilato qualche colpo proibito all'avversario, un gesto che non è sfuggito al direttore di gara, e la Ternana rimane in 10, si complicano ulteriormente le cose per la squadra ospite sotto di un gol ed ora anche in inferiorità numerica quando siamo giunti al 27esimo della ripresa. Avellino conduce per una rete a zero, peccato perché avevamo parlato di una partita correttissima, ha perso il lume della ragione Paolocci e si è fatto cacciare, rosso diretto per l'attaccante ternano. Ora Viscovo e l'Avellino può sfruttare l'uomo in più in quest'ultima parte di gara. Ora Annunzi, insiste la Ternana che è rimasta in 10 per l'espulsione di Paolocci. Conte, appoggio per Antonio Mozzillo che è in posizione regolare, l'incitamento del pubblico, si allunga il pallone Antonio Mozzillo che si è smarrito sul più bello, però c'è stabile per l'Avellino a recuperare il pallone, l'appoggio per Petrone, stabile, sfrutterà gli spazi la squadra di casa concessi dalla Ternana, ha rischiato Serpico sul pressing di Nunzi, un rimpallo stava per favorire l'avanzata del numero 10 Ternano verso l'area di rigore, invita i suoi a risalire martire, il rilancio del portiere biancoverde Antonio Mozzillo, appoggio per Pietro Luongo, lascia correre il direttore di gara, altra interruzione
per l'ennesima volta il sanitario è costretto ad entrare sul sintetico dell'impianto sportivo posto di Prato la Serra, ammonito Tamburelli per proteste. Un espulso ed un ammonito tra le fila ternane, match che si è incattivito in questi minuti e Tamburelli, non contento, va anche a discutere con alcuni spettatori che occupano i gradoni del settore che si eleva dietro la sua porta. Zoppica vistosamente Pietro Luongo. Adesso c'è parità numerica per quanto riguarda gli uomini in campo. È pronto ad entrare in campo Marchese, maglia numero 18. Esce Pietro Luongo, dunque, che non termina il match, trentesimo, 5 minuti più recupero alla conclusione. Rimessa con le mani per la Ternana, deve indietreggiare Fratoni. Inversione, stavolta Pignolo, il signor Esposito, messa laterale assegnata all'Avellino. Pronto con le mani Viscovo. Palla direttamente in aria. Non è riuscito a Mozzito, l'appoggio da vicino ad Andreozzi. Andreozzi che di destro prova la conclusione verso la porta. Palla sul fondo. 32esimo. Resiste l'autorete di Achici, del Ternano Achici, che sta regalando i 3 punti all'Avellino. Rimessa laterale per gli Irpini. Allontana Latini. Di testa Onesti. Uscita di Martire. Ai limiti dell'area, protetto dai compagni. Alto rilancio per l'estremo difensore biancoverde. Stavolta non è impeccabile nel domesticare il pallone Conte. Ancora Ternana. Ecco Gaggiotti. Sarro. Occhio al tentativo di inserimento di Onesti. Palla allontanata. Avellino non deve abbassare la soglia dell'attenzione. La Ternana è tutt'altro che arrendevole. Ora però seguiamo questa azione degli Irpini. Conte. Calcio d'angolo per la formazione di casa, che se non altro tiene gli avversari lontani dalla propria metà campo. 33esimo. 2 minuti alla fine del tempo regolamentare, poi molto probabilmente ci sarà un corposo recupero. Andreozzi viene quasi perso dai Ternani, viene però rimontato da Gaggiotti. Ancora Andreozzi che riesce a sgusciare via grazie al suo essere brevilineo. Palla conclusione Andreozzi. Tamburelli che spinge il pallone. 34esimo. Potenza favorito nel rimpallo, Potenza, l'appoggio per Antonio Mozzillo che però è in fuorigioco. Calcio di punizione per gli Umbri. Il destro di Andreozzi, la respinta di Tamburelli. Saranno 5
i minuti di recupero e c'era da aspettarselo, tante interruzioni soprattutto nel corso di questa seconda frazione. Si giocherà sino al 40esimo. Il rilancio di Tamburelli, di testa stabile, rimessa con le mani battuta da Ferroni. Sarro è riuscito a mantenere il pallone in campo ma non a servire i compagni. Conte viene anticipato, rimessa bianco-verde con le mani stabili all'indirizzo di Antonio Mozzillo. Il fallo è l'attaccante, calcio di punizione per la Ternana che vuole sfruttare le cosiddette palle inattive. Il rilancio di Tamburelli, Andreozzi e con Nunzi. Virgilio irrompe, palla per Conte che ha un po' di spazio, avanza Conte, porta palla, va giù il capitano biancoverde. Calcio di punizione per l'Avellino per il fallo commesso da Scimmi su di un avversario, e giù anche Conte. Ma il direttore di gara ha sanzionato però l'intervento su Virgilio, non su Conte. Il capitano comunque resta a terra, altra interruzione, altro extra time concesso dal direttore di gara. 36esimo. Ora i Ternani vanno a discutere con il signor Francesco Esposito. Si rialza il numero 10 in casacca bianca. Il calcio di punizione è per l'Avellino per fallo di Scimmi su Virgilio. Sarà concesso un altro minuto di recupero. Lo stesso Virgilio a battere il calcio di punizione. Andreozzi non arriva sul pallone, c'è Mozzillo però che lotta con Ferroni. Non mollano i Ternani, perde palla Mozzillo, intervento di Virgilio, ha perso palla Viscovo, ora Nunzi. L'intervento da Tergo di Potenza è giudicato falloso. Si scaldano gli anni. Ammonito un altro calciatore della Ternana. Il match si è incattivito. Nunzi è stato ammonito. C'è tensione in campo dopo che il primo tempo era stato all'insegno della massima correttezza. Scimmi, maglia numero 18, a battere il calcio di punizione. Ha il suo bel da fare il direttore di gara per tenere calmi gli animi. Ecco la battuta di Scimmi, palla in aria, la sfera respinta. Ora Conte, si infiamma pure il pubblico. Il rude intervento di Latini ai danni dell'avversario. Giallo per Latini. Ha rischiato qualcosa di più anche Latini. Ora la tensione sul sintetico si taglia a fette. La correttezza registrata nel corso del primo tempo è svanita di colpo. Siamo nella fase di recupero, 39esimo, almeno altri 120 secondi da giocare.
altro intervento ai danni di un calciatore avellinese, altra scaramuccia in campo, rosso anche per Citro, rosso per Citro che viene trattenuto da Mozzillo. Si avvicina minaccioso Citro al numero 16, un espulso anche per l'Avellino. Finisce male dal punto di vista disciplinare questa partita. Conte. Anche l'Avellino in 10. Altro tempo da recuperare. È scoccato il 40° al nostro cronometro. Espulso Capitan Conte. Un altro minuto da recuperare. Lancio di Viscovo, lotta Andreozzi, il fallo del numero 15 Campano, calcio di punizione per la Ternana. Animi surriscaldati. E pronto Tamburelli al rinvio. Stabile. Allontana gli ultimi disperati assalti della Ternana. Tipice fischio del direttore di gara a decretare la vittoria dell'Avellino sulla Ternana in questo match valido per la quinta giornata del campionato nazionale Under 15. L'autorete di Achici al settimo del primo tempo regala 3 punti all'Avellino, allenata da Pasquale Giuliano. Dall'impianto sportivo di Prato La Serra è tutto, Mimmo Ascolesi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. A risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.